Il Pescara pensa già alla rinascita, ripartendo dai cadetti. Ma attenzione a prendere sotto gamba i Delfini di Zeman. È il Nicola Pensiero, a pochi giorni dalla sfida contro i biancazzurri, che potrebbe regalare agli squali pitagorici un'altra bella fetta di speranza salvezza. Fondamentale la concentrazione per il trainer rossoblù, soprattutto in partite come quella contro il Pescara, in cui il risultato sembra già scontato. L'unica certezza, tuttavia, per i calabresi è la necessità di vittoria per restare attaccati ad Empoli prima e Genoa poi. Le due squadre risucchiate in zona rossa ed oggi distanti rispettivamente 4 e 5 passi. All'Adriatico non ci sarà Falcinelli, squalificato per un turno. Riflettori puntati quindi su Marcello Trotta, goleador contro il Milan, e decisivo nell'ultimo mese nel ruolo di assist man. Lui, come tutto il Crotone, crede ancora nella salvezza. E come se ci crede? Cerchiamo di guardare chi c'è davanti e di ridurre il gap per provare questa salvezza. Sappiamo che loro ce la metteranno tutta, però speriamo di farcela. Alessio Bonpasso per la Cinius 24.